Derby dalle mille emozioni al Palazzari con Empoli che frena la corsa dell'Arcantea. Partenza sprint dei padroni di casa con due triple di Bartolucci, ma Lucca si riorganizza e piazza un parziale di 17-2 che la porta sulla doppia cifra di vantaggio grazie a Scrocco e Zivic. L'attacco degli ospiti funziona bene, ma la difesa concede troppo a Ravazzani che segna 9 punti ad inizio secondo quarto e suona la sveglia ai suoi. Gli ospiti tengono un margine tra i 5 e i 10 punti, ma nel terzo quarto il match cambia. Sale il numero dei contatti e conseguentemente di fischi arbitrali, con i lunghi lucchesi che cominciano ad avere problemi di falli. Due falli tecnici contro Empoli però lanciano Lucca più 9. Il palazzetto è una bolgia contro gli arbitri e qui Lici chiama time out. Al rientro i padroni di casa riprendono a macinare e passano in vantaggio grazie ai liberi di Gelli e ad una tripla di Ghizzani. L'Empoli non si ferma e va avanti con un 9-0 di parziale a metà ultimo periodo che rischia di essere letale. Il pubblico è un fattore, ma Parente guida una grande riscossa da 8-0 che porta la gara punto a punto nell'ultimo minuto. A spezzare definitivamente l'equilibrio è una tripla di Bartolucci che regala il più a 2, con cui Empoli si aggiudica 2 punti, lasciando parecchio amaro in bocca ai lucchesi.